Salve a tutti ragazzi, io sono Maruko e benvenuti o bentornati sul mio canale. Continua la nostra avventura nella Via di Cristallo con la nostra Giada e il nostro Fulvio, che ormai è entrato a far parte ufficialmente della nostra famiglia. Ma la loro vita è solo all'inizio, così come il nostro percorso con i cristalli. Vedremo dove tutto questo ci porterà. Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio al video e buona visione. E ragazzi, la neve si è sciolta in quel di Willow Creek. È arrivata la primavera, è passato un po' di tempo e ora il nostro Fulvio e la nostra Giada convivono da un po'. Per il momento sta andando tutto bene, intanto io guardo, ragazzi, subito se c'è da scavare qualcosa. Ma vi dicevo, la loro convivenza va a gonfie vele. Alla fine Giada ha ceduto e pare proprio che Fulvio possa diventare la sua dolce metà. E ovviamente anche le foto a casa ce lo dimostrano, guardate un po', qua ragazzi ho messo tutte le nostre nuove foto, le ho messe un po' a giro, guardate un po' questo angoletto come sta diventando carino. Ho messo anche ragazzi la targa che abbiamo ricevuto per aver terminato la collezione di fossili e soprattutto qua guardate un po' le ultime fotine del Natale. Natale che ovviamente mi ha visto vendere l'albero di Natale, ho messo il regalo di Babbo Inverno qui per ora. E ragazzi semplicemente i due alberi sono cresciuti e questo ci sta dando la possibilità di avere un mucchio di cristalli. Mi sono anche portato avanti con la cura del giardino, se anche come vedete ora richiede di essere innaffiato. E soprattutto vi faccio vedere, la nostra Giada è a livello 9 di gemmologia perché ho lavorato tantissimo per fare alcuni gioielli, alcune gemme che andremo a vendere proprio oggi. Oltretutto ragazzi possiamo fertilizzare le nostre piante e non vedo l'ora. E soprattutto andando a lavorare, come vedete, ho completato la collezione di gemme di 10 gioielli quando il sim è di umore concentrato, perché grazie al nuovo tratto, eccola, vedete, è di nuovo concentrata, manca solo da far diventare l'albero incantevole. Quindi ragazzi io farei una prova. Fertilizzerei questo con la cacca del cane, vediamo un po' ragazzi se questa ci darà delle soddisfazioni, mentre questa non è ancora da fertilizzare, aspetteremo. Io vorrei anche parlare alla pianta, guardate un po', manca pochissimo al nuovo step della pianta che dovrebbe in realtà portarla a qualità eccezionale per poi diventare incantevole, quindi ci vorrà ancora un po'. Ma ragazzi, oltre a quello, direi di visualizzare l'inventario e insieme andare a fare qualcosa del genere. Andiamo a vendere tutto, speriamo ragazzi di vendere tutto perché questi gioielli valgono tanto e in realtà averli rincarati al 300% può essere effettivamente un po' deleterio, ma lo capiremo. Tanto Giada va qui, inizia la vendita. Ah, e soprattutto riempi il tavolo. Oh, guardate un po' che bello il tavolino. Vi faccio vedere anche i gioielli un po' più da vicino, eh. Orecchini nuovi, delle gemme, delle collanine nuove, il teschio l'ho fatto, ragazzi, verde, è bellissimo. Ho fatto anche dei cristalli, nuovi orecchini, insomma, abbiamo un po' di robette da vendere. E questo perché? Perché, ragazzi, oggi dobbiamo anche spendere. Eh sì, ragazzi, dobbiamo spendere. E soprattutto, come vi avevo accennato, oggi capiremo anche cosa vorrà fare della sua vita il nostro Fulvio, se anche un'idea ce l'ho. E ragazzi, l'idea mi è venuta perché nell'inventario della nostra Giada abbiamo parti di recupero robotiche, abbiamo tante parti per l'aggiornamento e quindi pensavo con il nostro Fulvio di iniziare la carriera e direi di sceglierla adesso di ingegnere, ragazzi. È da una vita che non la faccio, la voglio vedere meglio, speriamo vada tutto bene. Quindi in teoria se vado qua posso ovviamente andare a fare robot. Posso andare a fare robot, posso andare a fare diverse cose. Partiamo ragazzi da livello 1. E intanto deve rilanciarsi, certo. Ottimizza la progettazione dell'attrezzatura al computer. Ecco perché ragazzi devo vendere dei cristalli, perché ci servirà per forza una scrivania e un PC da casa, ma ci sta. Il nostro Fulvio ora vive con noi, è assolutamente giusto che anche lui abbia i suoi spazi. Quindi vediamo un po', intanto io pronuncerei un po' di discorsi da venditori e speriamo che funzionino, perché vorrei vendere qualcosina, sapete com'è. Intanto raggiungiamo il livello 3 di carisma, il che è buono.
Qua, ragazzi, posso fertilizzare anche questa. Ok. E io la vorrei fertilizzare con il frutto del drago. Però devo farmi furbo. Sì, perché come vedete, questo lo metto qua. Questi, ragazzi, li vorrei mettere da qualche altra parte. Ah, e soprattutto un'altra roba, ragazzi. Insieme a voi vado a fare questo lavoretto, fin tanto che lei prova a vendere qualcosa. Così almeno non abbiamo tutti i cristalli nell'inventario, li abbiamo direttamente qua. Possiamo fare cristalli e gioielli e gemme, diciamo, in maniera più agevole. E passa la paura. Ecco qua. Questo, ragazzi, è un inventario portatile che direi che è tanta tanta roba. Per quanto riguarda invece i frutti del drago, io vorrei fare una robetta, perché vorrei utilizzare questo che è piacevole. Quindi sapete cosa? Già devo fare una robetta che non pensavo di fare. Ma non importa, direi di andare in questa sezione e andare su conservazione. Vado qui e posso prendere in realtà ciò che più mi aggrada. Baule del viaggiatore. È carino. Potremmo metterlo, però, ragazzi, in realtà è una serra, quindi sapete cosa? Baule per la riserva da giardino. Direi che questo è più carino, Così almeno qua posso fare un bel apri. E qua, ragazzi, posso mettere queste robe. Poi decideremo se venderle. Questo me lo rimetto in saccoccia, che è piacevole, e con la scusa fertilizzo proprio con questo. E vediamo anche se tra il frutto del drago e la popò di cane, diciamo, cambia qualcosina. In tutto ciò qua si sono messi a chiacchierare tutti, sono anche molto felice di tutto ciò, però, ragazzi, io volevo vendere. Vabbè, succede. Intanto però, se la giocano, ragazzi. Se la giocano, non sono ancora arrivate allo step, però siamo molto molto vicini. E soprattutto, cara la mia Giada, prendi una porzione e questo va qui. E dovrei sistemare questo e vorrei andare a fare shopping, quindi prendere la scrivania e il PC, ragazzi. In realtà, prima possibile, per cominciare la nuova carriera. E lo vorrei fare andando a giro, ovviamente, andando a fare shopping insieme a voi. E per fare questo, però, ragazzi, mi servono più soldi, perché siamo messi malissimo. Quindi io qua farei così, pronuncio un discorso da venditori. È vero, ragazzi, che alcune cose 912, ma se vi faccio vedere altre cose, qua, ragazzi, si ride tutti, Ci sono cose che valgono tipo 1500, guardate un po', 2500, quindi capite bene che non è facile venderle. Dovrei forse abbassarli, 2000 simoleon. Al 200%, sapete, ragazzi. Facciamo così. Così almeno siamo sicuri di venderli. Li mettiamo al 200%. Perfetto, ragazzi. 300% era too much. Anche perché poi non diamo più valore ai simoleon. Quindi così almeno siamo sicuri che vendiamo di più. Sì, esatto. Come vedete, comprano di più, più velocemente. E almeno sfruttiamo tutto. Siamo a 12.000 simoleon, mica cotiche. E intanto nostra madre ci fa i complimenti per il lavoro. Detto ciò, Fulvio, ma scusami, ma prendi una porzione e poi te ne vai a letto. Grazie. Qua vado a fare così. E anche lei, ragazzi, ha quasi finito. Molto bene. Aspettiamo un attimo, magari qualcuno compra le ultime cose. No. E allora ti chiedo, Giada, di andare in bagno. E poi, ma loro si devono divertire. Aspettate. Vai in bagno un attimo. Grazie. E facciamo così. Divertimento e dormono. Perfetto, perfetto. Cavolo, manca davvero poco al nuovo step eccellente. E la cosa mi piace. A questo punto però, visto che si metteranno a dormire, passa velocemente il tempo e direi, è domenica, lunedì. Vediamo un po' quando lui va a lavoro. Va a lavoro fra 11 ore. Questo è un problema. Sì, ragazzi, siamo a livello 1, ma cercheremo di far tutto. Allora lo mandiamo a lavoro e quando torna da lavoro possiamo andare a far tutto. Giada, puoi anche far così e puoi anche dormire qui, nessuno te lo vieta. Brava Giada, così almeno passa velocemente il tempo. Il nostro Fulvio invece deve far così, deve farsi anche una bella doccia. Qua intanto mi continuano a preparare i decotti, manco ve lo dico. E ti chiedo di dormire così almeno mi passa velocemente il tempo, dai. Qua dovresti pulire già da farti una bella doccia rilassante. Qua buttare via e anche asciugare. Signori, la casa è un po' zozza, ma non fa niente. Qua ragazzi, raccogli tutto.
e raccogli tutto. Signori, tante belle soddisfazioni con i cristalli, devo dire, eh? Ormai ci stanno dando un bel po' di soddisfazioni. Intanto il giorno del rimborso, certo che lo tengo. Vado a fare shopping, scherzavo. Mai giorno fu migliore di questo. Parla la pianta, parla la pianta, parla il riso, grazie Giada. Ah no, dobbiamo svuotarlo, peccato. Livello 6 di giardinaggio, molto buono. E qua ragazzi, raccogli tutto. Vi ricordo che abbiamo tanti di quei frutti del drago che in teoria possiamo campare anche di quelli, però vedremo, vedremo. Piacevole, anche questa ragazza è quasi eccezionale, sappiatelo. Qua signori farei un po' di riso al vapore, così almeno cominciamo la giornata nel modo giusto. Lui deve andare a lavoro, quindi caro Fulvio, vediamo un po', intanto Giada prepara. Riusciamo a far mangiare Fulvio prima di andare a lavoro? Ne dubito. Ne dubito altamente. E allora Fulvio andrà a lavoro con un po' di fame nel cuore. Giada invece, che furba, apre la valvola. Lui intanto mi lavora sodo. E ti prendi una bella porzioncella. Ora ragazzi, direi che possiamo in realtà metterci a vendere. Non faccio altri cristalli, se anche potrei. Ma direi di metterci a vendere. No, grazie, per ora no. Inizia la vendita, dovrebbe dormire, dovrebbe andare in bagno, ma poco importa. E appena torna il nostro Fulvio si va a fare shopping, shopping. Dobbiamo capire anche dove mettere lo studio di Fulvio, credo sarà questo. Sì ragazzi, credo questo diventerà lo studio di Fulvio. Oh, vedete? Meglio ragazzi, 200% direi che è perfetto. Anche perché ormai, avendo l'abilità così alta, comunque vendiamo ad un prezzo alto. Quindi direi che ci può stare. 1600 a gemma, dai. Ottimo. E in tutto ciò c'è pure arrivata la posta, porca la miseria. Luci automatiche e tutte le luci. Ecco. Direi che così al 19.000 simoleon. Diciamo ragazzi, perfetto. Questo va bene, questo va bene. Vai pure in bagno. Vai pure a farti un riposino. A che ora finisce il nostro Fulvio? Alle 17, perfetto. Dormiamo 3 orette. E direi che andiamo belli belli freschi. Ottimo, ottimo. Lui è tornato, è un po' stordito. Ok. Qua intanto... dovrebbe iniziare a ripararlo, per ora lo sostituisco che ho i soldi, però credo ci servirà anche la manualità, sappiatelo, lui si deve divertire. Giada deve solo mangiare, quindi mangio qualcosina anche con Giada e andiamo insieme al centro commerciale, perché ragazzi dobbiamo fare delle robette, quindi signori si va e andiamo qui, io adesso non ricordo, beh no, andiamo prima in questo negozio. E andiamo ovviamente insieme, così nel caso compriamo qualcosina per casa, facciamo un po' di shopping. Ci serve un PC, sicuramente, nuovo, ci serve una scrivania dove mettere il PC, ovviamente. E credo per ora basta, se anche, se ben ricordo, ad una certa dovremmo anche comprare, in realtà, qua non abbiamo scrivanie però, no. Dicevo, ad una certa, ragazzi, dobbiamo anche comprare, vi ricordo, probabilmente la postazione. Ok, dovresti seguire il tuo cuore. Una postazione, dicevo, per la robotica. E qua non c'è. E allora, ragazzi, no. Direi che possiamo andare direttamente al centro commerciale grande. Qua ci dovrebbe essere. E poi pensavo, visto che da un po', ragazzi, che Giada non va in palestra, di andare in palestra insieme a Fulvio. Perché sì. Direi che è arrivato il momento, ci teniamo in forma, magari mi riprendo la maschera che ho lasciato nel frigo negli scorsi episodi e così via. Qua intanto la gente viene a morire, ma perché tutte ste lapidi? Non mi farò delle domande. Due, non mi farò delle domande, ma sicuramente mi farò delle domande che riguardano i PC. 4.200, 1.800... questo può essere carino, anche un portatilino. Però comprerei questo. Fatemi vedere se c'è anche... no, ragazzi, credo scrivanie no. Però, ma contento. Qua, ragazzi, non compro niente in questa zona perché ovviamente non avrebbe senso di esistere dal momento che li produco io. E qua però potrei prendere qualche piantina.
E qua ci sono pure già con le api, te le vendono, pensa a te. No, scherzi a parte, un fiorellino da mettere a casa, ma anche solo una piantina, ragazzi, questa. Ah, ma non sono tutte in vendita. Uffa! Possiamo prendere tipo un centro tavola, qualcosa del genere, una piantina piccolina. Sicuramente, ragazzi, pian piano miglior... Beh, in realtà pian piano una mazza. Cioè, in realtà mi sa che cominciamo già a migliorare il tutto, signori. Già che ci siamo, probabilmente. Comprerei sicuramente una nuova cucina. Questa. 4.000. Costano. Costicchiano, eh. Beh, abbiamo preso il PC, ragazzi, va bene. Peccato, avrei voluto comprare anche una scrivania. Invece non c'è. Scaldabagno potrebbe funzionare, potrebbe servire, ma anche no per ora. Poi intanto c'è anche la musica rilassante. Addirittura si può anche comprare direttamente tutto. L'hamburger invece no. Oh, qua ragazzi abbiamo anche i robot. Ma in realtà io qua vorrei far una roba io. Quindi no. Questo lo compriamo però. Lo mettiamo nella libreria. Ci sta. Sì, dai. E per il momento direi che mi posso accontentare, ragazzi. Direi di sì. Andrei, come vi ho detto, un po' alla spa. Decisamente sì. La spa, ragazzi, è vicino a casa nostra, quindi... direi di andarci, passiamo una bella serata alla spa insieme e poi mettiamo le cose nuove, andiamo avanti con la carriera di Fulvio perché è importantissimo. Quindi signori, fermi tutti. Allora, per prima cosa voglio vedere, apri, lo sapevo, rilassante, idratante, queste me le prendo, me le porto a casa, sappiatelo. No, ecco il cavolo. Chiedo alla nostra Giada, ma anche al nostro Fulvio, di allenarsi. Lui in realtà ha bisogno di divertimento e sta iniziando ad esaurirsi. Ragazzi, per il lavoro, alla faccia. Qua oltretutto la nostra Giada potrebbe poi magari fare anche una lezione di yoga, eh. Beh, dai, due soldini li abbiamo. Per ora li facciamo divertire. Che è da un po', ragazzi, che non faceva forma fisica. Poi capiamo. Il problema, ragazzi, è che notavo ora, giustamente, che il giorno del rimborso serve, in realtà, dal compri costruisci. È vero, in realtà, che dobbiamo comprare delle robe ora che torniamo a casa. Quindi forse può funzionare. Fino alle 2, quindi non dobbiamo stare troppo in palestra, altrimenti perdiamo gli sconti. Intrappolata dentro. Beh, lui è felice. Si è un po' svagato, insomma, 17 ore. Beh, è diventato flirtante. Lei è sempre, costantemente concentrata, il che è buono. E se qualcuno mi fa la lezione, chiedi di iniziare la lezione di yoga. Concentrazione mentale. Centratura energetica, ragazzi. Perfetto. Anche lui vorrei partecipasse. Signori, spendiamo un po', ma non troppo, perché altrimenti è un problema. Vediamo un po'. Ok, partecipa. Eccoci. Oh, una bella sessioncina di yoga e passa la paura. Guardate un po' come si divertono col cubo del futuro. Alcuni, ma non facciamoci domande. Altri, invece, con la t-shirt di EA Sports. Perfetto. E ovviamente la nostra Giada che fa quello che vuole, mi pare il minimo. Come stiamo andando con il benessere? Beh, 2. Lui ovviamente l'ha appena scoperto, è certo. Ed è stordito. Forse dovrebbe prendersi una pausa e esercitarsi in qualche abilità creativa prima che la situazione peggiori. Lui vuole, in realtà, gradisce il benessere. Vuole effettivamente fare qualcosa di creativo. E per far questo in realtà possiamo farlo, visto che comunque la sua carriera ci imporrà ad una certa di avere manualità. Quindi se noi compriamo il banchetto dove fare le statuine, secondo me la sfanghiamo. Lei intanto sta facendo una doccia, brava. Anche lui dovrebbe farsi una doccia veloce. No, è finito il rimborso, sono le 2. Vai, fa niente. Paghiamo a prezzo pieno, ragazzi. Non importa. Anche perché in realtà mi faccio la doccia qua perché di arrivare a casa, cioè
qua vicino e troppo lontano. Però direi che abbiamo fatto tutto, quindi possiamo tornarcene a casa e non vedo l'ora, ragazzi, di far evolvere sti benedettissimi alberi. Li ho mandati a dormire, ragazzi. Lui in realtà dovrebbe andare a lavoro tipo fra poco. Vabbè. Fulvio, mi spiace, ti ho portato... Beh, però no, ci va comunque contento, eh. Vai, vai, non lamentarti. Qua, ragazzi, raccogli. L'unica cosa che mi spaventa ora, esatto, è trovare degli slot di metallo. Perché, ragazzi, adesso abbiamo un problema. Noi prendiamo tanti cristalli, tanti, ma metalli no. Metalli è più raro. Quindi dobbiamo stare attenti e sperare spawnino slot di metalli, altrimenti siamo inguaiati, io ve lo dico. Parla la pianta, guardate lo sputo che manca per farla diventare eccellente. Elsa, va bene. Qua, ovviamente, raccogli tutto. E anche qui, ragazzi, è piacevole. Qua addirittura davvero manca pochissimo. Dovessi prendere i frutti eccellenti del drago, secondo me, ragazzi, riusciremmo a far evolvere velocemente le piantine. Certo è che però fertilizzarle richiede qualche giorno sim, quindi questo è un processo facile che in realtà si basa solo sull'attendere. Cioè, effettivamente, noi ragazzi possiamo anche solo aspettare senza fertilizzare. Prima o poi diventerà di buona qualità. Però fertilizzare sicuramente aiuta, e così come aiuta mangiare qualcosina. Vai Giada, mi calpesti il tuo pastro. Oh, lei sta bene. E qua c'è Elsa, però aspetta, approfitterei qua, ragazzi, per... Oh, 500. E siamo stati anche promossi. Beh, notare che lei fa la vendita nuda, vabbè. 375, ottimo. E scusate, cosa mi chiede? Raggiunge livello 2 di robotica. Ragazzi, dobbiamo spendere. E allora, abbiamo 16.000 simoleon, quindi approfitterei della nostra Giada, che pure è nuda, quindi in teoria dovrebbe anche attirare un po' di clientela, per vendere questi ultimi gioielli, 500, perfetto. E andiamo a fare insieme lo studio del nostro Fulvio. Oh, 1900, e poi gli ultimi orecchini che valgono una sfracca, 2070, ragazzi. 2070 è perfetto. Ok, quindi facciamo così e direi di modificare un attimo la casa. Per farlo comprerei una porticella, comprerei anche, fermi tutti, una finestrozza e metterei queste. Sì, queste grandi, ragazzi. Perfetto. Oh, ci sta. E qua, signori, purtroppo non abbiamo trovato scrivanie, quindi mi dovrò occupare io della scrivania. E prenderei qualcosa di semplice, se siete d'accordo, per il nostro Fulvio. Metterei probabilmente la scrivania qui e anche la sedia. La sedia, ragazzi, può essere banalotta, direi che me la faccio bastare, anche queste dell'IKEA, tipo. Poi, in previsione di ciò che ci serve, 1100. E questo è un problema. La postazione robotica qua ci sta. Lo studio è piccolettolo. Aspettate. Dobbiamo giostrarcela bene. Vediamo un po'. Ok. Facendo così ci sta. E qua, ragazzi, farei anche un'altra roba, come vi ho detto, in previsione del futuro. Io ricordo abbastanza bene che ci chiederà anche effettivamente la postazione dove dove lavorare. Però scusate, facciamo così. Tanto sto corridoio non serve a nessuno. Abbastanza antiestetico. Facciamo così. Ok, così almeno risparmiamo anche su questo. Queste vanno qui. Ottimo. E qua, ragazzi, facciamo un cambio tattico, no? La postazione qui sotto la finestra come volevo io. E qua, semplicemente, ragazzi, la postazione di manualità. Perfetto. Abbiamo anche spazio per personalizzarlo poi meglio il nostro studio, eh? Qua, sinceramente, andrei a fare così. Ok, per ora. Per quanto riguarda invece... per invece le pareti...
E farei verdine, ma ragazzi con delle parti antracite. Bello. L'unica cosa è che non mi convince più il pavimento. Lo farei più chiaro. O più scuro. Forse il grigio. Qua, signori, ci metterei un bel tappetozzo. Direi che ci sta, eh. Stiamo facendo un bello studio per il nostro amico. Ok. E qua, ragazzi, ci metterei questo e ci metterei questo per ora. E direi che abbiamo dato un ottimo spazio al nostro Fulvio, dove lavorare. Lo studio è anche molto più grande del nostro, pensate un po', ma va bene così. Qua ci sarà un altro bagno. E ragazzi, non è finita così, perché vorrei anche, finalmente, oserei dire, migliorare sto patio. Qualcosa l'ho fatta, perché come vedete ho aumentato il volume della parte con la tettoia, la cosa mi piace, proprio per avere la possibilità qua di mangiare fuori. Quindi vado a far così, grazie. E vado a comprare nuovo tavolo, nuove robe. Direi che un tavolo tondo ci può pure stare, eh? Mentre per quanto riguarda le sedie, queste sono carine. Perfette per l'esterno. In realtà sono carine anche quelle che ha aggiunto l'ultimo kit, ma vanno bene pure queste. E qui, ragazzi, farei anche un piccolo salottino esterno. Direi che ce lo siamo meritati. E lo farei, però, di questi colori. Assolutamente sì. Quindi farei qualcosa del genere. Così, così, qua ragazzi, tavolino, semplicissimo, eccolo qua, e le sedie le metterei qui, oh, già meglio, già meglio. Qua abbiamo tutta la parte esterna, e soprattutto qui vorrei anche fare la zona barbecue però, e già che ci siamo facciamola più carina. Quindi sapete cosa? Facciamo qualcosa del genere. Così. Così. Questa la metto qua. E qui, ragazzi, vorrei fare una roba. Ok. Ok. E questo va così. Oh sì. Questo mi piace. Qua, ragazzi, vado a mettere anche le rifiniture. Questo mi diventa tutto in pietra. E qui, ragazzi, ovviamente, nel patio metterei anche un po' di ste robe. Aspettate che ogni tanto quando muovi le cose... Ok, qualcosa la elimina. Qui farei così. Farei così. Ok. Qua farei uno e due. E qui, ragazzi, rimetto il tavolino. Oh, non è chissà quale patio, però secondo me funziona. E già che ci siamo, farei anche, oh, qualcosa di un po' più strutturato. Sì, direi che è perfetto. Quindi vado a far così. Anzi, vado direttamente a prendere il kit, così facciamo prima. Qui metterei un bel lampadario. E qui, ragazzi, ovviamente le postazioni. Una qua, però le vorrei fare più chiare, decisamente meglio. Eccole qua. Sì, perfetto, perfetto. Beh, sarebbe bello mettere anche il camino, eh. Ah, e qua soprattutto ci metterei la pala. Eh sì, ragazzi. Qua ci metto una lucetta. Qui, ragazzi, leverei questo a favore di qualcosa di un po' più utile. Che a questo punto potrebbe essere anche questo. Però devo capire dove metterlo perché non mi fa impazzire il fatto di averlo qua. No, probabilmente metto questo, dai. Sì, lo mettiamo qui. E va bene. E già che ci siamo... Poi, per carità, in realtà poi capiremo,
se magari avremo dei figli in futuro, potremmo anche pensare, esempio, di mettere qualcos'altro, magari anche per i bambini, qualcosa per fare attività all'aperto. Potrebbe essere un'idea. Però, per ora, non li abbiamo, quindi me ne approfitto e qua ci vado a mettere delle sdraiozze. Sì. Così almeno possiamo prendere anche il sole da casa, ragazzi. Ok. Qui, però, andiamo a terminare a sto punto la serra. E certo, almeno quella va terminata, Fermi tutti. Facciamo così. Una, due, tre, quattro. E signori, con le pareti è sempre tutt'altra roba. Ora, non voglio mettere delle altre cose sulla parete di fondo, perché mi piacerebbe invece quella riempirla con vasi, vasetti e quant'altro, Quindi capiremo. Anche perché questa serra, ragazzi, come vedete, è molto grande. Molto più di quello che sembra. Quindi va benissimo così. L'albero dei cristalli, per ora... lo teniamo così, poi magari facciamo un bel patio. No, ti prego. E mo quanto ci mettono a ricrescere? Beh, non facciamoci domande. Però guardate che bello. Toglierei le decorazioni di Natale. Però... Oh, come vedete abbiamo finalmente un buon luogo, i cristalli vanno bene, si ricaricano, ottimo. Ma come esaurito? Si riprenderà nel corso del tempo, cominciamo anche ad aver bisogno di due bagni, io ve lo dico. Oh, così magari passa l'esaurimento. Non ci voglio credere, ragazzi, ma le piante! Oh! No, dai, anche... c'è spuglio di rose, ma questo è da far evolvere. Il problema è che adesso si sono ridotte di nuovo le piante. Vabbè ragazzi, poco male. Questa la svuotiamo. Perché vorrei fare una festa in casa. Grazie. Qua abbiamo preso tutto. Oltretutto adesso possiamo anche iniziare a fare le cose per il lavoro. Raggiungevelo 2 di robotica. Scarta la costruzione. Sì. Oh, bene bene. Dicevo ragazzi, vorrei fare, se siete d'accordo, una bella festicciola per inaugurare il patio. Però Giada, scusa. Rovista in... Ok, in cerca di decorazioni primaverili. Magari le mettiamo a giro, vedete, il coniglio. Questo lo possiamo mettere dove vogliamo, Tipo anche qua. Beh, anche qua fuori. Fa molto, molto primavera. E non dirmi che adesso non passa più, Sì, per fortuna sì. No. Disfa le decorazioni, grazie. Il coniglio, signori, però lo butterei. Cioè, il coniglio, ragazzi, io lo butto. Ma pure questo. Ma che idee malsane. Ragazzi, mi passa velocemente il tempo. Io vorrei organizzarmi per quanto riguarda il ma scusa. Mangia qualcosa. Perfetto. Vai pure a farti una doccia veloce. E in teoria so che stai per andare al lavoro. Fra 3 ore. Proviamo a fare robotica, ma sapete cosa? Lui è teso, esaurito. E allora sai cosa? Per il lavoro facciamo così. Prendiamoci un giorno di vacanza da ingegnere. Così almeno... Ok. In teoria dovremmo bypassare il tutto. E armeggiamo la postazione robotica. Così almeno lui sta bene. E Giada potrebbe anche cucinare una porzione multipla, che mettiamo qua, così almeno tutti possono venire a mangiare. Tanto qua abbiamo anche questo, accendi, farei i pop. Poi ragazzi farei una bella festa in casa. Ci riproviamo, in teoria adesso... Oh, lui mi ha acquisito l'abilità di robotica. Sta andando un po' così, la robotica. Non fatevi domande. Infatti si è anche rotto un dito. Dicevo, ragazzi, possiamo fare l'amore nell'aria, sì. Ma io farei un evento sociale, una bella festa in casa, come vi dicevo. Così almeno proviamo a prendere l'oro stavolta. Dovremmo riuscire a prenderlo. Vediamo un po', abbiamo preso il bronzo. Ok. Padroni di casa, ora siamo 2. Ospiti, ovviamente, tutti quelli che abbiamo conosciuto, anche i nostri suoceri. Certo. E signori, perfetto. Cosa possiamo fare? Ascoltino, flirta, sì. Stavolta ragazzi facciamo le cose per bene. Lei dovrebbe solo mangiare. Apri la valvola del vapore. Grazie.
mi prendi tutte le porzioni, cara la mia Giada, e invece di metterle qua, le mettiamo quassù. Ok, e qua possiamo anche grigliare, ma soprattutto vai qui. Qua farei un bel altre scelte azioni, forma un gruppo, e certo, così almeno facciamo le cose per bene. E qui farei ascolta i pop insieme. Poi chiedo a lui ovviamente di venire qua e flirtare. Dobbiamo farlo 5 volte. Possiamo anche concederci una bevanda, ma vediamo. Ecco qua. Lui vi ricordo che non è flirtante, quindi dobbiamo un attimo capire. Ora sì, è vero che va tutto bene la relazione, però... Ah, e soprattutto qui, chiama a tavola. Se anche è scadente, immagino, il piatto. Probabilmente sì, eh? Oh, venite pure tutti a mangiare. Bravi. E anche lei mi fa un bel altre scelte, romantico, flirta. Molto bene, anche lui mi flirta continuamente, flirta inutilmente, e speriamo ragazzi di fare interazioni. Qua soprattutto dobbiamo fare un sacco di interazioni con i nostri ospiti. Cioè guardate, dobbiamo presentarci praticamente con tutti, con lui, ma spero conti come interazione. Mentre lei può fare... No, chiedi di portare i fiori al matrimonio. No, fa un discorso esortativo, spettegola, flirta, no? Complimentati per l'abito, sì. Esprimi affetto. Oh, vediamo un po', come va. Sono ispirati, la festa va bene, il che mi piace. 10 di 12, dai. 11, ok. Flirta. Ah, ok, perfetto. Altre scelte romantico, flirt. Futilmente. Vediamo un po'. Dovrebbe funzionare, eh? Altrimenti chiedo a Giada. Ok, fa che i sim si bacino. Vabbè, niente di più semplice. E dai, anche gli ospiti però si stanno rilassando in qualche modo. Vediamo un po'. Ci baciamo. Ah, 3 volte. Mazza, qua vogliono proprio i limoni. Perfetto. Bacia sulla guancia. Altre scelte. Romantico. Intimità fisica. Bacia. Dai, almeno l'argento. Oh, sì. Fa che i sim diventino giocosi. Intanto notare i bisogni di sti ragazzi. E credo, ragazzi, prenderemo l'argento, eh? Peccato. Dovevamo mettere tipo il bar. Vabbè. Anche meno. No, posso far così, ci provo in extremis in realtà, non credo di riuscire, però ci proviamo. Prendo il vassoio. Dove lo posso mettere questo? Qui? Ma anche sul tavolo, cioè ovunque, non importa. Mettiamolo qua per ora, tanto per... L'importante è che lo posso usare. Qua puoi fare un bel rifornisci. E qui, ragazzi, puoi fare bevi, credo conti, come bevanda. Bevi. Oh, sì. 1 di 3. Non gradisce il ballo. Ok, Giada non si vuole divertire. Maledetta. No, ragazzi, ci teniamo l'argento. Però, livello 2 di carisma, va benissimo. Abbiamo insozzato tutta casa, ma non fatevi domande. E Giada deve decisamente... Grazie per altri 2500 simoleon. Io, ragazzi, ho nonni sparsi dappertutto. Giada può anche farsi una doccia riflessiva. Lui dovrebbe dormire. Direi che abbiamo fatto davvero diverse cose. Ora, lui ovviamente deve raggiungere il livello 2 di robotica. Armeggia la postazione. Sì. Dobbiamo... Ah, vai a lavoro. Perché vai a lavoro? Ok. Stavo saltando il lavoro, ragazzi. Lavora sodo, grazie. Questo lo sostituisco per ora. Mi rimane, ragazzi, l'amaro in bocca per quanto correggi l'errore. Vediamo un po'. Calo del rendimento. Ah, peccato. Dicevo, mi rimane l'amaro in bocca per quanto riguarda la crescita di ste piante, ma dovrò aspettare che ricrescano. Spero non troppo. Però dai, direi che non ci possiamo lamentare. Il nostro Fulvio ha cominciato una nuova carriera che sarà interessante. La nostra Giada sta producendo un sacco di cristalli, come vedete. Ormai i soldi non sono un problema. Dobbiamo solo avere un po' di pazienza e soprattutto farli mangiare e fare, insomma, le solite robe. Scusate, ragazzi, ma io farei una roba,
perdonatemi, ok, come vedete non hanno in realtà perso la progressione per quanto riguarda l'evoluzione, ottimo. Ragazzi, perdonatemi, ma non potevo aspettare che crescessero di nuovo. È una roba stramba, quindi ho preferito fare così. Fertilizza col frutto del drago. Fertilizza con lo stesso frutto del drago. Che piacevole. Vediamo un po' se questo mi porta qualche risultato. No. Parla la pianta. Però almeno, ragazzi, ho ripristinato lo stato di crescita delle piantine, dai. Non mi posso lamentare. Per questo episodio, ragazzi, però, io vi dico che è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!